Il nostro intento è quello di ampliare la libertà di scelta di tutti i genitori, affiancando alla scuola tradizionale quella montessoriana, così che chiunque possa avere la possibilità di scegliere per i propri figli il metodo che ritiene migliore per il loro benessere e per la loro istruzione. Nella zona del Meratese manca questa possibilità di scelta prevista dal Ministero e che è già stata attuata in alcune scuole pubbliche della Lombardia, come ad esempio a Bergamo, a Vimercate, a Cinisello e a Milano. Ci auguriamo che questo sia soltanto un punto di partenza per arrivare a garantire un ciclo completo di istruzione a metodo Montessori, che negli anni si estenda fino a comprendere anche la scuola dell'infanzia e, perché no, anche la secondaria inferiore. Al momento abbiamo raccolto l'interesse di quasi 100 genitori che vorrebbero poter scegliere di far frequentare ai propri figli una primaria indirizzo Montessori e abbiamo avviato un dialogo con le scuole e le istituzioni del territorio per poter rendere realtà questo progetto. I dirigenti scolastici degli istituti della zona si sono dimostrati interessati al progetto, ma al momento purtroppo, principalmente per alcuni vincoli tecnici e di procedura per l'apertura di una sezione a differenziazione didattica, non possiamo ancora dire di avere la sede adatta, nonostante il forte interesse riscontrato soprattutto in alcuni istituti. Il primo passo in ogni caso è di trovare degli insegnanti che abbiano la formazione Montessori o che possano frequentare i corsi di formazione che a breve avranno inizio a Milano e a Pavia. No, ho fatto 40 anni, ho trascorso 40 anni di scuola Montessori insieme ai bambini e da circa 20 anni mi occupo anche di formazione degli insegnanti. Il corso a cui accennava la signora probabilmente partirà a giugno, sto lavorando perché inizi questo corso, anche perché vista l'attivazione di tutte queste nuove scuole Montessori, la cosa fondamentale è formare gli insegnanti. Per insegnare una scuola Montessori occorre aver frequentato e superato gli esami di un corso oneroso, perché è un corso di, diciamo, 450 ore in presenza, che però ha il bene di formare gli insegnanti in tutte le aree, in tutte le materie, dalla prima.